La sequenza di intervalli adiacenti di terza maggiore, essendo questi di 120 gradi, divide il quadrante in tre parti uguali. Ripetendo la sequenza su tutte le note, evince come si possa riassumere il tutto in quattro figurazioni con due triangoli ribaltabili. Il primo partendo da Do, per poi ribaltarlo partendo quindi da Fa diesis. L'altro partendo invece da Mi bemolle e ribaltandolo verticalmente partendo da La. Con l'ausilio di questa geometria, l'osservazione di una qualsiasi nota comporterà automaticamente l'associazione di altre due situate rispettivamente una terza maggiore inferiore e una superiore. Un altro modo di visualizzare gli intervalli di terza maggiore sul quadrante, una volta consolidati fortemente quelli di tritono, è quello di ottenerlo verificando che l'intervallo è interno ed adiacente con entrambe le note a quelle del tritono contiguo. A seguire mostreremo un esempio di come calcolare la terza maggiore di una nota a caso come Do diesis, visualizzando il triangolo che unisce le tre note equidistanti.